schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare o prendere le auto dagli amici, ovvero un give a car to friend. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico, l'auto che è del nostro amico che ci vuole passare, un'auto di strada e delle molotov ragazzi. Fate attenzione come andrò a spiegarvi questo glitch in questo video, cioè vi farò sentire tutti quanti i rumori. Allora, in primis dobbiamo avere preparato un, diciamo, via GTA Online, cioè questo invito che comunque possiamo prendere da attività recenti o da una nostra attività recente o dall'attività recente di un amico. Andiamo verso la base operativa, clicchiamo base operativa piena, doppio tasto PS e schiacciamo avvia GTA Online. Ascoltate il rumore. Quando il rumore dell'ascensore ragazzi si sarà placato, dovete premere cerchio, che non sentite più rumore come avete sentito nel video, insomma nella clip. Premete cerchio, triangolo, vi farà spawnare in strada. Io adesso qui ho bisogno di avere delle bombe, insomma delle molotov, quindi chiamo la Mary Weather per richiedere le bombe. Potete farlo anche voi, ma vi lascerò in descrizione un'attività dove potrete prendere molte molotov, insomma 25 molotov, in maniera tale da non stare lì ogni volta a richiamare la Mary Weather. Adesso mi devo levare dal cazzo anche la polizia, comunque fa niente. Chiamiamo l'estra un attimo ragazzi. Come vedete la Mary Weather vi porta le molotov, l'unica cosa che dovete fare è prendere, sparare e prendere queste molotov. Andiamo verso la base operativa, poliziotti a fanculo. A questo punto ragazzi vi metterò un altro pezzo che dovrete ascoltare attentamente per la riuscita del glitch, perché ho letto sotto alcuni video che tanti non capiscono come funziona o non hanno la tempistica, ma qui non c'è bisogno di timing, non c'è bisogno di tempistica. Quando siete al lato della base operativa lanciate un paio di molotov, 2-3 per essere sicuri, e poi vi dirigete con l'auto sopra le fiamme ed ascoltate che cosa dovrete sentire. Quando ascoltate il rumore più forte che ha preso fuoco, dovete premere il tasto touchpad e vi dovete suicidare ragazzi. Una volta suicidati il gioco è fatto, potrete già prendere l'auto del vostro amico senza nessun problema. Il vostro amico posizionerà l'auto vicino alla base operativa, salirete sull'auto e il gioco è fatto ragazzi, vi dirà base operativa piena, accettate il messaggio, entrate nella base operativa e l'auto sarà vostra. Quando siete dentro sostituirete l'auto. Io qui ragazzi ho un macello di rottami come state vedendo,
è pure un elicottero solo quello lì, ve lo garantisco, non sono tre elicotteri. E adesso esco dalla base operativa giusto per farvi vedere che comunque l'auto è mia. L'unica cosa che dovrete fare quando comunque avete finito di passare tutte le auto che volete con il vostro amico è riavviare l'applicazione, ragazzi, perché come avete appena visto ci fa scendere dal veicolo. Quindi se riavviate l'applicazione l'auto sarà definitivamente vostra e potrete adoperarla. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.